Vieni avanti Provino in compagnia di questo cappello colorato. Questo cappello appartiene a Edoardo Ripoli, anzi no, appartiene a Gino Sese, che è uno studente livornese, lo studente più bravo del mondo, perché tutte le volte vince questi premi del ministero, che però secondo me non è vero, non è un gran secchione, secondo me, Gino Sese, vero? No. Te lo vuoi mettere un attimo il cappello? Devo gli occhiali, anche se tanto non vedo niente, lo stesso. Sì, ecco. E cos'è che dice Gino? Gino Sese dice che lui c'ha un compagno di banco che è il suo amico del cuore, che è Kevin Ermenichallide. E Kevin va sempre insieme a lui. Una giorni fa siamo andati in un negozio e Kevin cercava un casco. Dice: senta, scusi negoziante, vorrei vedere un casco per me. Dice: ma guardi, lo vorrei vedere anch'io. Certo. Ma succede mai che vi litigate a scuola sul banco? Ma sì, giorni fa per esempio è stato sospeso Kevin, no? Cioè, no, scusa, io sono sospeso. Ah, te sei stato sospeso? Perché mi sbagliavo. Perché Kevin Benicalli, mio compagno di banco, fumava. Cioè, no, però hai fatto confusione, perché, scusami, fumava lui, hanno sospeso te. Per forza, ero stato io a dargli fuoco. No. Va bene, torna pure Edoardo, perché adesso invece c'è una cosa, io ho scoperto nel tuo passato cose mai viste, cioè a parte guai con la giustizia e ti abbiamo visto a Forum, ma addirittura assassino. Io non credevo che tu fossi assassino. Nel tuo curriculum leggo attore, comico, assassino. Bella esperienza da assassino. No, bellissima esperienza. Chiariamoci, sennò ci vengono a prendere. Stiamo parlando di fiction, Carabinieri, vediamo l'assassino. Vi ho già detto il finale della puntata praticamente. L'inseguimento in macchina. L'assassino è qua, vediamo. Fuori! Fermo. Allora, hai trovato qualcosa? La valigia con i documenti. Ecco, bene, vai. Dai. Perché? Aveva scoperto la truffa. Voleva denunciare suo padre, che riteneva responsabile. Io sono andato da lei, le ho dato quei tranquillanti per farla ragionare, ma quando mi sono accorto che aveva capito tutto, che voleva denunciarmi, ho perso la testa. E poi ha pensato di inscenare il suicidio. Cioè, i brividi, una confessione da brivido. E poi io rido guardando te che guardi. Sì. Perché... No, però ecco, vorrei sapere questo. Tu hai fatto il provino come tutti gli altri. Ora, come ci si sente ad essere scelti? Bene, immagino. E poi sapere che ti hanno scelto per fare l'assassino. Cioè, non ti viene il dubbio di avere una faccia un po' inquietante? Sergio Martino, che è il grande Sergio Martino, regista di numerosi film, da Pippo Franco, di Specchio, mi disse: è un bravo attore, ma più che altro c'ha la faccia da viscido. Che... No, ma cioè, non è un gran complimento. No, però perché poi in realtà non sei proprio così Spero di no. Cioè, io ti conosco, no? In realtà non rispetta proprio il tuo carattere. Non sei nemmeno uno molto spavaldo, assolutamente. Però è una faccia che spesso mi hanno detto, una faccia che a volte può risultare ambigua. Ambigua perché forse... Io lo prendo sempre come un complimento, perché ambiguo in teatro si intende anche espressivo. Ah, quindi va bene. E quindi penso vada bene. E allora, a proposito di ambiguità, nel senso di espressività, ci mancherebbe, adesso ti faccio vedere il provino di un ragazzo che si chiama Lorenzo Pratesi, che si presenta come comico cabarettista, avendo scritto proprio un monologo tutto suo sulle donne. Sulle donne. E quindi fa ridere, soprattutto perché è un ragazzo molto giovane, quindi... Chissà che esperienza avrà avuto. Vediamo. Lorenzo Pratesi, viene avanti Provino. Ci hanno provato per anni gli scienziati dell'Alaska, ma non hanno mai ottenuto risultati. Ma lì fa freddo, lì è freddo, è per quello, perché è freddo. Ci hanno provato anche gli scienziati del Sudafrica ed ancora niente risultati. Ma lì fa caldo, lì è caldo. Ora se vi dico che ci hanno provato anche gli scienziati romani, mi dite che sono troppo purini. La verità è una sola, da nord a sud del globo nessuno ha saputo mai rispondere a questo interrogativo. Ma le donne, cosa vogliono? Ah, le donne, che mondo strano, che abbiano le fattezze burrose di Jennifer Lopez, due gambe chilometriche come Cameron Diaz, o somigliano a una pantegana del Bisenzio vista in controluce, loro hanno in mente un solo obiettivo. Noi vogliamo soltanto rompervi coglioni.
Gran finale. Un gran finale, però insomma lui si è presentato, certo, con una, certo, cosa scritta, sì, da, sì, sé, sì, perché, sì, poi alla fine lo scopo di questa trasmissione, a parte fare due chiacchiere con voi comici ormai, certo, affermati, diciamo, sì, è bello vedere queste persone che ci provano e lo fanno davvero con tanta, sì, passione, perché, ma, poi non importa essere i più bravi del mondo, se uno secondo me si sente artista fa bene a buttarsi. Ma specialmente se è giovane, perché se è giovane poi ha tanto tempo per rimediare agli errori, quando è la mia età non si può più sbagliare. Sì, sì, allora, sì, Edoardo, sì, noi, dimmi, ci salutiamo. Grazie, Edoardo.